RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono sempre Marco Marucelli, il vostro giornalista enogastrosofo, curiosamente attratto da tutte quelle cose che fanno a che fare con il gusto, con il piacere, con, diciamo, la voglia di vivere e anche e soprattutto la voglia di conoscere. Beh, allora vi do qualche informazione utile così da tenerla nel vostro cassetto della memoria, ma anche nel vostro cassetto della fantasia e dei programmi, ovviamente, che andrete a fare a breve. Allora, voglio parlarvi dell'autunno all'Isola d'Elba, che è all'insegna della cultura. 5 appuntamenti da non perdere. È la cultura il fil rouge che lega gli appuntamenti dell'autunno elbano, tra libri, musica, cinema, storia e arte contemporanea. Un ventaglio di proposte per vivere l'isola anche da questo punto di vista, sempre con un occhio al bicentenario di Napoleone. Elba, Isola Musicale d'Europa 2021 fino al 12 settembre. Il festival, giunto alla 25esima edizione, fa incontrare ogni anno musicisti provenienti da tutto il mondo per condividere la ricreazione di capolavori musicali di ogni tempo, in un contesto senza uguali, lasciandosi ispirare da un territorio straordinariamente rigoglioso, selvaggio e accogliente insieme, un luogo magico, intriso di storia, in cui l'incanto del paesaggio si fonde naturalmente con l'arte e con un modo di vivere semplice, in armonia con la natura. Un momento speciale sarà dedicato a Napoleone, grande ammiratore di Haydn, di cui saranno riproposti quartetti con interpreti diversi in 3 luoghi napoleonici. Abbiamo poi il premio letterario internazionale Isola d'Elba, Raffaele Brignetti, sabato 4 settembre. Torna a settembre appunto la 49esima edizione del premio letterario dell'Elba, diretta dal professor Brandani, uno dei riconoscimenti letterari più noti e autorevoli d'Italia, che negli anni ha premiato autori famosi. A contendersi la vittoria di questa edizione saranno Italiana, di Giuseppe Catozzella, edito da Mondadori, Il gioco delle ultime volte, di Margherita Oggero, edito da Einaudi, e Quel maledetto Vronsky, di Claudio Piersanti, edito da Rizzoli. Le opere selezionate dalla giuria letteraria sono sottoposte ora alla giuria popolare. Abbiamo poi EFF, Elba Film Festival, dal 14 al 18 settembre. Un successo sempre recente accompagna la terza edizione dell'Elba Film Festival, appuntamento dedicato al cinema indipendente, uno dei settori più dinamici della cinematografia. Moltissime le pellicole presentate, nel 2020 furono più di 500 richieste di partecipazione al concorso provenienti da tutto il mondo. L'EFF conferma l'Isola d'Elba come luogo principe per le produzioni indipendenti che scelgono di girare all'Elba, favorite dalle ottimali condizioni logistiche e dalla presenza di una grande varietà di set in un'area contenuta. Nel segno di Napoleone, gli Uffizi diffusi all'Isola d'Elba a Portoferraio fino al 10 ottobre. La mostra, che segna l'avvio del rapporto tra l'Elba e gli Uffizi, mette in evidenza il fortissimo legame tra l'imperatore dei francesi e l'Isola d'Elba, sede del suo esilio dal maggio 1814 al febbraio 1815, attraverso una scelta delle opere degli Uffizi e la valorizzazione dei tesori della Pinacoteca Foresiana di Portoferraio. Tra le opere in mostra anche una delle immagini iconiche di Napoleone, esposta anche la Maddalena Penitente di Giuseppe Bezzuoli, a cui gli Uffizi hanno annunciato di voler dedicare una mostra nel prossimo anno. L'opera fa parte della collezione della Pinacoteca Foresiana di Portoferraio. E poi abbiamo Luigi Ontani, Elba, Alba Mena, Marciana, fino al 31 ottobre 2021. Luigi Ontani, pittore, scultore e fotografo, artista eclettico di fama mondiale, celebra il suo amore per l'isola, il tributo al mito Napoleone e il suo intimo legame con l'eredità degli Etruschi, di cui proprio il nostro museo conserva testimonianze. 3 le opere esposte: la scultura Napoleon Centauro Ontano, che coniuga un raffinato sistema simbolico di segni e divisioni con il mito napoleonico dell'Isola d'Elba, riaffermandone l'attualità e la valenza creativa. E inoltre il bicentenario di Napoleone. Proseguono le iniziative per il bicentenario di Napoleone. L'Elba ha deciso di festeggiare il suo ospite più illustre con attività che toccano l'isola a 360 gradi. Percorsi di trekking, incontri, presentazioni di libri, mostre, degustazioni e approfondimenti enogastronomici con rievocazioni.
Beh, insomma, tanti ingredienti per questa Elba meravigliosa e quindi un motivo in più per andare a visitarla. Passiamo invece adesso all'Alta Valtaro, un autunno tra porcini, castagni e tartufi, da settembre tanti eventi nel segno del sottobosco. Se la Thurn è senza ombra di dubbio la stagione più scenografica dell'anno, con la natura che spolvera il vestito migliore di un guardaroba dalle mille sfumature caldissime, questa è ancora più vera in una zona di confine come l'Alta Valtaro, provincia di Parma, che a partire da settembre sfoggia una versione di sé in grado di riunire il fascino dell'influsso di ben tre regioni. Lembo lussureggiante e segreto dell'Emilia accarezzato da Toscana e Liguria. Il gioiello del Parmense acquista un sapore ancora più unico quando i boschi aprono i loro scrigni, svelando un patrimonio di inestimabile valore gastronomico. Lo sanno bene gli amanti dei funghi, che da fine agosto a fine ottobre rispondono al richiamo del fungo porcino di Borgotaro, il solo IGP d'Europa, e possono vivere l'esperienza unica di ricerca e raccolta grazie a una giornata da fungaiolo. Sempre in tema fungino, gli appassionati della materia esaltano e per la conferma della seconda edizione speciale della Fiera del Fungo di Borgotaro, in programma l'11, il 12, il 18 e il 19 settembre. Sul piatto la fiera gastronomica, un'area street food, musica, tanti show cooking e degustazioni. I tanti boschi secolari di castagne che contribuiscono all'inusitata birichezza del campionato dei profumi e dei colori autunnali dell'Alta Valtaro creano il contesto ideale per una delle novità del 2021. Da quest'anno, grazie ad Andar per Castagne, è infatti possibile organizzare un pomeriggio tra gli imponenti obelischi della natura, nel Tempio delle Frasche Odorose, per raccogliere uno dei frutti più dolci della stagione in tutta sicurezza. Non poteva infine mancare il diamante del sottobosco, sovrano incontrastato e profumatissimo della zona di Bedonia. Nel periodo tra novembre e marzo, una giornata da tartufaio prevede un'escursione indimenticabile sui monti dell'Alta Valtaro, alla ricerca del tesoro dei boschi, il tartufo nero. E dopo la pausa forzata del 2020, torna infine la Fiera del Tartufo di Bedonia, in programma negli ultimi due weekend di ottobre. Il menù degli eventi è ancora in via di definizione, ma possiamo già cominciare a leccarci i baffi. Beh, insomma, ci sono tutti i requisiti per dare spazio anche ad una visita in questa Valtaro, nella zona della provincia di Parma. Beh, allora, adesso ascoltiamoci un po' di buona musica.